Sarei un po' anziano come uomo del Risorgimento, ma insomma va bene. Beh, ma hai scritto un libro bellissimo. Erano ragazzi. No, è importante dirlo e ricordarlo adesso che celebriamo i 150 anni. Quelli che hanno fatto l'Unità d'Italia erano ragazzi di 20 anni e hanno cominciato a farla quando avevano 16 anni. Erano giovani e noi, i giovani, li vogliamo vedere per passargli la mano e cercare, grazie a loro, di avere un'Italia migliore di quella che gli abbiamo consegnato. Ma non bisogna mai perdere la speranza. Io sono qui perché faccio il giudice e faccio anche lo scrittore. Credo che la scuola, la cultura, la scienza, la medicina, la ricerca e la giustizia siano tutte ugualmente sotto attacco in questo momento. Credo che bisogna difenderle, quindi bisogna essere uniti per difenderle tutti quanti. Dice l'articolo 33 della Costituzione che l'arte e la ricerca scientifica sono libere e vanno liberamente esercitate. Un'arte a cui tolgono 77 milioni di euro in un anno non è un'arte libera e non si può liberamente esercitare. Chi fa cultura in questo paese rischia di essere di fronte a una scelta drastica: o se ne va da un'altra parte o fa cultura soltanto per il principe, e difficilmente il principe garantisce la cultura per tutti. È un po' come dire: alcune istituzioni sono pericolose, la scuola è pericolosa, la giustizia è pericolosa, la diffusione delle idee è pericolosa, perché magari poi la gente si mette in testa di pensare con la propria testa, si fa degli strumenti, per reagire alla propaganda, è in grado di non farsi prendere in giro, conosce quelle mille parole di più che quelli che ci vogliono mantenere nell'ignoranza non vogliono che noi conosciamo. Per questo l'attacco è complessivo. Un anno fa, un paio d'anni fa, un intellettuale di quelli cosiddetti terzisti scrisse un articolo molto lungo, molto articolato sul Corriere della Sera, dicendo che non bisogna insegnare la Costituzione nella scuola, perché insegnare la Costituzione significa ingessare la Costituzione, farla diventare un testo sacro. Invece la Costituzione si può cambiare, è contingente, vive nella storia. Beh, io credo che la presenza di tanta gente qui significhi che noi consideriamo la Costituzione un testo sacro, il testo che unisce tutti noi italiani. Un'ultima battuta storica. Siamo in ambito di celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Nel 1841 il nostro grande esule Giuseppe Mazzini fece un'azione rivoluzionaria a Londra. Fondò una scuola gratuita, pubblica, per i figli degli immigrati italiani poveri, per quei bambini che venivano comprati dalle famiglie e mandati a elemosinare sulla strada. E la presentò in un'assemblea pubblica. Sembrava un covo di cospiratori, diventò un fatto importante per tutta l'Europa di quel tempo, con queste parole. Negli occhi di quei giovani, molti dei quali ignoravano un anno prima di avere una patria, splendeva un lampo di quella vita italiana che fu e che sarà, ma che oggi giace, soffocata, segreta, sotto un'ignoranza voluta da chi comanda, una superstizione che usurpa il nome di religione, è un servaggio che toglie all'uomo metà dell'anima. Grazie. Grazie. Grazie Giancarlo, grazie.